posso andare. Fai da 13 a 16. 17 fai un due. È ripieno. È vero. Sì, salmone, avocado, Filadelfia. Olpa? 19, non so che ti perdi. 19. Vedi che buono. In Giappone non mangiano il panino, mangiano questo. Ora dovresti riprenderti. Gira le gambe, riprendi la tua pancia. Che? Stai ancora riprendendo? Dai, dai, togli. Fino all'ultimo bocco. Perché? No, dai, basta. No, smetti. Lo fai una telecronaca mentre mangio l'onigiri. Cosa volessi sapere? Racconta. Secondo me l'alga doveva essere un po' più grande, perché lo devi acchiappare meglio. Anche se generalmente, visto che lo danno come panini, come merenda per i bambini a scuola, è incartato in Giappone. La ragazza finalmente sorride. Sono ridere. Beh, basta. Come? Metti un altro po' di vita. Dopo che finisce là. Vabbè. Ci vuole ancora un po' di tempo, quindi io la birra me la metto da sola. Assaggia un po', è buonissimo. Adesso c'è tutto il pezzo col salmone. Allora, il prossimo video cos'è? Mentre mangio il ramen? Sì. E che non ce la faccio stasera, perché sennò prendevo il ramen stasera e facevamo anche il video sul ramen. Lo sai che nel ramen c'è l'uovo? È vero. Mm. È una zuppa con l'uovo. Non fai una faccia. Madonna. Lo posso mettere su Facebook. Lo mettiamo su YouTube. Posso lì mettere su Instagram. È troppo lungo. Che buono il riso. Si sente l'agrodolce. Vuoi assaggiare? Sei noioso. Beh, ma così dobbiamo andare a mangiare. Muoviti che mi sono stancato. Il panino con la predotto, ti ho detto smettila. Il panino con la predotto. Ma te lo mangi la predotto? Penso che assaggerò un pezzettino. Ma hai capito cos'è la predotto? Lo stomaco del vitello. Sicuramente una volta che mangeremo il panino con l'ampredotto, per tutto il resto della giornata non mangeremo nient'altro. Dimmi. È molto grasso. Penso di sì. Ah, un applauso.